sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla moccagatta di Alessandria è sfida tra Juventus Next Gen e l'Lecco di Mister Foschi. Una partita che i blu celesti vogliono interpretare con lo spirito di chi deve ritrovare un andamento apprezzabile lontano dalle mura di casa. La Juve smaltire le fatiche di Coppa Italia, ma anche la gioia della finale raggiunta contro il Vicenza. Impegni che però sicuramente pesano sulle gambe. Decimo minuto, Battistini lancia lungo a cercare Buso, che si libera bene. Buso va sul fondo, prova il mancino, una posizione molto defilata. E bravo Raina, poi Ilari, Lepore apre ancora su Ilari a sinistra. Numero 20 dell'Ecco cerca un compagno, trova ancora Buso. Buso finisce a terra, l'arbitro fa giocare, adottando un metro che terrà per tutta la partita. La Juve al tredicesimo, dentro il pallone di Sersanti. Poi attenzione al destro, deviato di Da Grazia, che per poco non beffa Melgrati. Grande occasione qui per il Lecco. Due minuti più tardi, ancora la formazione di casa. Un tentativo, primo tentativo di calcio di Kudryk. Poi Palumbo prova la botta da lontano. Melgrati attento, pallone centrale di Palumbo, ma forte. Portiere del Lecco risponde presente. Ventesimo, transizione di Girelli a destra, che apre per Buso. Buso dentro, il pallone, colpo di testa di Pinzauti sul primo palo. E Raina è attento. Ancora la Juve al ventinovesimo, prova a uscire sulla destra. Va via di forza Battistini, Da Grazia. Battistini è bravo però a farlo temporeggiare. È un uno contro uno. Da Grazia, Battistini lo porta per vie centrali. Prova il mancino, il numero 9 bianconero. E Melgrati ancora una volta si tuffa. Calcio d'angolo. Colpo di testa di Sersanti. E ancora una volta si tuffa sulla sua destra Melgrati. E dice no. Poi Compagnon si lotta, ma l'azione sfuma. Melgrati bravissimo nel corso del primo tempo a dire no, soprattutto alle conclusioni da lontano della Juve. 39esimo, Ilari, buono il pallone per Pinzauti, perde un tempo di gioco per calciare, poi ci prova, strozza la palla che rimpalla e rimbalza. Non può costituire un problema per Marco Raina. 43esimo, Girelli apre per Giudici. Ancora il Lecco, Zuccon, pregevole l'apertura e il cambio di gioco. A sinistra c'è Lepore. Lepore, una cannonata e Pinzauti va a deviare il gol. Si batte il petto il centravanti del Lecco, che realizza il gol del vantaggio al 43esimo. Cenno eloquente di Pinzauti sulla parte del corpo con cui è riuscito a intervenire sul pallone. Ma ora rivedremo dal replay innanzitutto la bella, splendida apertura di Zuccon. Lepore, bello lo stop. Poi Lepore non ci pensa, si mette il pallone sul piede preferito del mancino. Gran botta e Pinzauti qui cerca di prenderla di tacco, quindi ci va, ci crede sul pallone. Poi la colpisce di gluteo, ma segna, riesce a spiazzare Raina. E il vantaggio dell'Ecco, meritatissimo il gol per il numero 18, che ancora una volta gioca una partita di grandissima generosità ed efficacia e viene ripagato e premiato dal gol. Girelli nella ripresa. Gioca sulla destra per l'uscita di Giudici, dentro l'ottimo pallone, ancora Pinzauti si gira e poi sul pallone parato da Raina il tap-in di Ilari non è vincente. Grande occasione, inizio ripresa per il Lecco. La Juve sparisce un po' dal campo, si fa vedere al 65esimo. Dentro il pallone nel cuore dell'area, prova la girata che non può creare problemi, Pecorino a Melgrati.
Dentro anche Bonino nell'Ecco a inizio ripresa. La trazione anteriore l'Ecco per cercare le ripartenze con Magni. Qui però l'occasione nel cuore dell'area di rigore, non ci arriva Lipari di un soffio. E dall'altra parte per la Juve che non capitalizza. Juve che gioca molto alta, concede spazio per le ripartenze alla squadra di Foschi. Ed è per questo che entra anche Magni. Qui ancora Sekulov che apre a destra. Manovra la Juve. Manovra avvolgente, ancora dentro il pallone. Prova la girata, che non però crea problemi alla difesa dell'Ecco. Pecorino il più attivo. 88esimo. Bonino. Partono un 3 contro 2. Magni e Zuccon. Zuccon dentro subito il pallone di prima per Magni. Magni entra in area e fulmina con il diagonale mancino. Marco Raina si toglie la maglia, va ad esultare, si prenderà il giallo, unico ammonito di una partita sostanzialmente corretta. Magni che ritrova il gol, il balletto, deve ritrovare fiducia l'attaccante dell'Ecco dopo una prima metà di stagione non certo entusiasmante per lui, pochi spazi, poche occasioni da gol e non sempre la lucidità necessaria in campo. Oggi però Magni entra bene nella partita e realizza il gol che chiude i conti, 2-0. L'Ecco meritatamente avanti nel corso della ripresa. La gestione impeccabile della squadra di Foschi con grande concretezza. I blu celesti chiudono i conti. Sono 4 minuti di recupero. La Juve in ginocchio, non riesce più a creare occasioni. Girelli sfida nell'uno contro uno l'avversario, va sul fondo, mette dentro il pallone, prova la girata al volo Lepore, ma è difficilissimo. Finisce qua, finisce la partita, 2-0, il Lecco batte la Juve Next Gen e ritrova finalmente i 3 punti lontano dal Riga Monticeppi, una vittoria che mantiene la squadra di Foschi al quarto posto, a 2 punti dalla vetta.